Buongiorno raga, zoom zoom, benvenuti a tutti, o buonasera, o buonanotte, o buon pomeriggio, insomma. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog, di metà settimana, uscirà giovedì sera. Io lo apro di martedì mattina, sono esattamente le 5:10 di mattina, sto per uscire, sto andando a fare il mio turno al lavoro. E domani sono libero, quindi passeremo la giornata libera insieme, il mio classico mercoledì libero come vecchi tempi. Devo dire che è il giorno più bello, il mercoledì libero, perché ti spezza la settimana proprio perfetta. Allora, come state, raga? Grazie, grazie per il supporto dei video, degli ultimi video, perché stanno crescendo sempre di più. Siamo quasi 1500, mi raccomando, invitate tutti ad abbonarsi. Vabbè, quello sarebbe ancora meglio, però basta l'iscrizione gratuita, così saremo 1500, raga. Come state, intanto? Io molto bene, molto bene. La ripresa al lavoro è stata normale, cioè top, pensavo chissà che cosa, che tragedia, invece è stato tutto in ordine, tutto in regola, tutto tranquillo, diciamo così. Allora, sì, sto per uscire, fuori ci sono 12 gradi, raga, davvero, non ci credete? Sì, ci sono 12 gradi, c'era un nebbium c'era, anzi si sta diradando piano piano, ma tanto magari la passeggiata la facciamo insieme. E andiamo. Che dire? Oggi mette 30 gradi. Oggi mette 30. Ieri era una bellissima giornata sui 26, si stava proprio bene fino a sera. Poi si sta dormendo da Dio, raga. A parte quelle un paio di notti che aveva fatto caldo e si sta dormendo da Dio, incredibile. Appunto, 12 gradi in questo momento. E niente, quindi adesso esco, ci sentiamo fuori. Sto aspettando la degusta box, raga. Addirittura potrebbe arrivare questa settimana, se no il massimo la prossima, perché oggi è già 9, mi sembra. Vado a guardare il mio orologio. Oggi è 9, quindi dovrebbe arrivare. Bene, bene, ci sentiamo dopo. Sì. Io stasera, oggi pomeriggio, volevo fare una passeggiata in bicicletta. Più che altro stasera, dopo cena, tipo, perché da domani, sì, non è che si abbassa molto la temperatura, però mette piogge temporali, quindi approfitterei stasera, ma vi faccio sapere dopo. Intanto vi mando un bacio e ci aggiorniamo. Eccomi. Sono 14 gradi adesso e fa più caldo. Ma l'umidità, guardate, di stanotte. Incredibile. Incredibile. Che bel cielo però. Oggi sarà una bellissima giornata che purtroppo stiamo vivendo sempre più raramente con cielo così limpido. Il silenzio della mattina, che bello. Ci sentiamo alle 2, raga. Se tutto va bene. Ovviamente. Eccomi, guardate che cielo, è rarissimo in questo periodo trovarlo così, ma uno sbalzo di temperatura, cioè da 12 di stamattina a 20.500 di ora, no, sono 31 in questo momento, però piacevolissimo, come vi dicevo non c'è umidità, non si sente, ah, fa perfetto, che bello caldo il sole, mamma mia, bene. Tornando al bus,
Il bus, solo il bus, non è questo quello che devo prendere io. Che bello, sono libero fino a giovedì. Oggi giornata morta, il martedì sapete che qua si chiama Tote Tag, praticamente il martedì da noi è morto, non c'è nessuno. Infatti non passava più l'ultima ora, meno male che è venuta la collega poi, Veronica, quella che fa i video su YouTube. Abbiamo un po' riso ed è passata veloce quest'ultima ora infinita, veramente. Va bene, ci sentiamo più tardi. Vado a vedere a che ora passa il mio autobus. Raghi, allora, vedete, guardate quanto sole c'è ancora, sono le 9 praticamente, e picchia ancora sulle finestre. Allora, scusate per prima perché sembravo un pazzo, raga, ma veramente non sono stato bene, mi sono spaventato oggi, ma è stato il fatto che stamattina, a parte che l'avete visto, perché siete usciti con me, 12 gradi a quel freddo, poi ho lavorato tutto il giorno al freddo, sono uscito alle 2 con quello sbalzo di temperatura, mi ha buttato giù. Mi sono proprio sentito male, poi ho preso il pullman, sono tornato a casa, ho fatto la doccia, come vi ho già raccontato tutto prima, adesso mi sono ripreso. E il fatto che non fa 30 gradi tutti i giorni, raga, ne fa 1,30, 1,10, 1,5, 1,9, piove, nevica, e non, il corpo non si abitua più, e una botta così di 32 gradi, raga, percepiti, non ne ho idea, mi ha buttato veramente giù. Adesso però sono qui, sono quasi, anzi sono le 9 perché sto uscendo il mio vlog di martedì sera. Mi metto piazzato qua a YouTube che ho tanti video da guardare, sono rilassato, tranquilli, ma prima sbalvolavo, perdonatemi, e adesso però va tutto meglio, dai. Sto aspettando il momento che cala il sole per aprire le finestre, anche se da qui entra abbastanza aria adesso, lì è già il sole è andato via da molte ore. Che strano, guardate che luce. Forse avete visto la tenda che si muove. Buongiorno mercoledì, raga, sono libero. Sono le 9 e qualche minuto. Sono ancora a letto. Come vedete il vento che tira è bello fresco, è cambiato il tempo. L'aveva detto. Per ora non c'è pioggia in giro, ma è nuvolo e c'è questo forte vento. Io ho dormito con il ventilatore, raga, perché non se poteva stare. Poi si è rinfrescato, non so che ora, mi sono alzato forse alle 3, ho spento tutto e c'era già quest'aria, quindi così adesso affrontiamo questo mercoledì in tutto relax che non farò un cavolo. Intanto mi alzo e vado a fare colazione e ci sta, raga, un super caffè, oh, è bello sbadigliarmi in faccia, me ne rendo conto, quindi ci sentiamo subito subito. Ma buongiorno ragazzi, ciao a tutti. Allora, quel vento che avete visto prima, che era fatto per un po', non c'è più. Sta uscendo un pochino di sole, ma c'è proprio diverso da ieri, non c'è quel caldo tremendo. Ma devo dire che ieri, cioè, era caldo, però più che altro la notte, perché di giorno bene o male si respirava, insomma, non so come spiegarvi, comunque va bene. Aspettiamo oggi se farà qualche temporale, non lo so. Per ora non c'è niente in giro, ma è normale. Li fa sempre dopo un certo orario, dopo le 2, così. Boh. Ma qua non è prevedibile sta roba. Allora, io ho fatto colazione, mi sento bello carico. Ho controllato. Infatti ho fatto la videochiamata con mamma, che è indispensabile al mattino. Ho controllato tutte le mie piante, che sono. Se erano bagnate, io ho un trucco del dito, oppure si infila un bastoncino per vedere se sono bagnate o no, perché magari toccando sopra sono asciutte, poi in fondo ovviamente non puoi infilare tutto il dito fino laggiù, un bastoncino di quelli di legno lunghi si vede se sotto sono ancora umide e non c'è bisogno di bagnarle. Oggi devo pensare a pranzo e cena, sinceramente, no, raga, non lo so. Ho un po' di verdure fresche, quindi magari le faccio saltare in padella, questo sicuramente. E poi guardo in freezer se c'è qualche carne. Se ho della carne, ne ho.
Vi aggiorno, non lo so sinceramente, non, sono un po' demotivato per cucinare in questo momento, in questi giorni. Comunque, sì, poi oggi zero compiti da fare. A parte scendere adesso, butto il sacco dell'immondizia e faccio la lavatrice. È l'unica cosa forse che devo fare oggi. Magari un colpo al bagno. Un colpo al bagno magari prima di pranzo, così vediamo. Niente, la piantina di ieri che vi ho fatto vedere quella grassa, sicuramente ve l'ho detto, ma siccome sono stonato, non lo so, sapete che ve lo dico di nuovo, che fa i fiorellini. E già si vedono qua, aspettate, eccolo qua. Sono vari colori però, Non vedo l'ora che escano perché sono contento. L'ortensia sembra messa male, ma si sta riprendendo, raga, Lo so che è una pianta da fuori, me lo dite tutti, ma io non ho possibilità. Quindi deve rimanere in casa e cercare di sopravvivere così, però sembra che si sta riprendendo. Bene, quindi vado giù e ci sentiamo tra poco. Ovviamente saremo insieme tutto il giorno, siete contenti? Mentre guardo video su YouTube e questi due ragazzi sono molto simpatici e hanno fatto un paio, due o tre video su Berlino, quindi mi sto riguardando la città. E sono andato giù, ho messo la lavatrice, quindi fra un'oretta vado, raga, la temperatura si sta alzando precipitosamente e sto salendo anche un'umidità pazzesca, quindi tutto quello discorso che ho fatto prima si sta sbriciolando piano piano, ma non fa niente, non fa niente, sono rilassato. Allora, ecco qua, Berlines, Berlines. Come vi dicevo, loro sono andati un mese fa, quindi è tutto verde, io non l'ho mai vista così, l'ho vista sempre d'inverno, per quello facevo il discorso di settembre, magari a settembre Berlino e novembre Italia. Vedremo, vedremo. Tutto può cambiare in un attimo. Benissimo, la mia piantina ha fatto la terza foglia ed è stupenda. Ciao, bellina. Ok, allora continuo a guardare il video, ci sentiamo dopo. Mi raccomando, state con moi. Ah, alla fine ho tolto il petto di pollo dal freezer e faccio tutto in padella, salto tutto con petti di pollo e verdure miste. Perfetto per questa giornata calda, calda. Se stacco, riuscirò a staccare. Raghi, allora, adesso vado giù a prendere la roba. C'è il sole. Sono molto moscio oggi. Non c'ho voglia di fare un cavolo, e quindi, ma non devo fare niente. Però almeno lo sforzo più grosso adesso è andare a prendere. Questo è un vlog svogliatissimo. Adesso devo andare a prendere la roba, quindi sarà lo sforzo più grande. Vi porto giù con me, dai. Così fate le scale con me, ecco. Andiamo insieme. Come vedete la signora l'ha pulito, quella che avevo pagato, e poi anche un altro condomino ha pulito, quindi decisamente un pochino meglio. Oddio, la mia lavatrice fa ancora la centrifuga, non ci credo. O è un'altra? Mamma mia, l'infinita centrifuga, ma mi tocca aspettare qua. Posso andare a vedere se c'è posta. No, 4 minuti, raga. Mannaggia, vado a vedere se c'è posta. Non credo sia passato già il postino perché passa tardi. Vediamo un po' se riusciamo a infilare la chiave. No, non c'è nulla. Intanto bisogna aspettare 4 minuti. Qua è sempre più pieno di fiori. Qui hanno tagliato l'erba però. Meno male. Belli questi non c'erano l'altra volta.
Comunque questo è il nostro giardinetto. Che caldo. È molto afoso oggi. Dai, mi tocca aspettare 4 minuti, raga. Devo andare su? Non lo so, vedremo. Se no devo fare scale 2 volte. Qua c'è la mia bicicletta. Qualcuno stende qua, io ci ho provato, ma troppo umido. Ancora gonfio? Sì. Chissà se oggi vado a fare un giro se non piove. Ok, andiamo a vedere qua. Oh, sta finendo, sta rallentando, raga, meno male. Perfetto. Mi sa che mi serve. No, questo è un vasettino troppo grosso per una pianta che ho, troppo grande. Non ne avevo un altro. Ah, i piattini mi servono, li porto su. Cosa c'ho qua? C'ho un sacco di roba, raga. Ah, le rane, un giorno avevo le rane esposte, ve le ricordate? Ecco che è finita la lavatrice. Bene, bene. Bravissimo. Così vado su. Beh, adesso le lascio qua. Contenitori vari. Un altro ventilatore più grande, ma che non uso. Questo è per fare le torte. Ma per quando? C'è anche dei contenitori qua. Ma un sacco di roba, raga. Questa è vuota, mi sa. Sì, questa è vuota. Ma niente. Questa è la macchina del mio amico che ha lasciato la scatola qua, perché nel caso mi serve a me. Niente, lì c'è la roba di Natale, vari zaini buttati là. Niente, questa è la mia cantina incasinata. Qua cosa c'è? Ah, tutte le palle di Natale. Va bene, ci sentiamo su. Ce l'abbiamo fatta, roba stesa. Eccola qui. Aperta finestra così l'aria calda lo asciuga, tutta la roba. Sì, perché è girata l'aria calda, raga, dopo il freschetto di stamattina, almeno mi asciuga la roba, sono contento. Io sono a casa, sono salito di nuovo, appunto, e adesso mi devo preparare il pranzetto, piano piano taglio le verdure, faccio tutto nel mio padellone, niente robottino oggi, il petto di pollo, farò tipo petto di pollo in padella con le verdure, niente di eccezionale, però viene sempre molto buono come lo faccio. E stasera poi vedrò. Uberation, come si dice qua, sorpresa, non lo so. Nella mia ricerca di canale YouTube, raga, ho trovato un canale che si chiama L'anestesista in Germania. Un ragazzo che da tanti anni vive qua, lavora appunto come anestesista, ha lavorato o lavora, adesso sto scoprendo il suo canale, anche per la polizia, tipo, c'è il titolo, dice lavorare per la polizia come medico, adesso non so esattamente perché non ho ancora visto quel video, ne sto vedendo altri. E racconta la sua esperienza qua della sanità in Germania, del suo lavoro, lui è molto soddisfatto. Non so ancora molto molto su di lui, si chiama proprio così, l'anestesista in Germania, e racconta in modo pacato queste cose. E niente. Mentre adesso sto guardando di Dave, leggenda che so che conoscete. 2 giorni fa è uscito 24 ore a Chernobyl nel 2024. Io ho visto tantissimi video di Chernobyl, tanti documentari, tanti ragazzi e gruppi che sono andati lì come turisti. Si può fare il giro, adesso è un po' più complicato con la guerra, però si può ancora andare visto che lui ha fatto il video. Avevo visto la serie TV di Sky, bellissima, raga, ve la consiglio, di Chernobyl, molto cruda, molto dura, però spiega bene quello che è successo e sono un appassionato di Chernobyl, se possiamo dire così, anche perché l'ho vissuto, nel senso che quando è successo io ero alle elementari e mi ricordo tutto, tutto di come ce lo raccontavano a scuola, ci davano i consigli, un po' perché i telegiornali bombardavano su questa cosa. Il nord Italia fu colpito abbastanza forte, diciamo. Io ero a Torino, quindi non so che non si poteva mangiare la frutta, la verdura, per un certo periodo. Ho dei ricordi molto, molto, come dire, ancora che me li ricordo, molto veri, reali ancora, insomma, di questo che a scuola ci raccontavano tutta questa cosa, tanta paura perché i bambini capivano comunque. Non so, avevamo tipo
8 anni, 9 anni, se non mi ricordo esattamente, nell'86. Comunque, mi ricordo bene, insomma. E poi il documentario della Sky, troppo, troppo bello. Poi ci sono stati tanti film, ovviamente, altre serie TV, credo, ma quella di Sky fu veramente clamorosa, bellissima. La trovate ancora. Niente, quindi io quando mi cerco un argomento, tipo, non so, oggi Chernobyl, allora sto tutto il giorno a guardare video su Chernobyl. Non so se vi capita anche a voi, io sono fatto così. Oggi giornata Chernobyl. E anche anestesista della Germania. Va bene. O tipo prima a Berlino, scusate, c'ho caldo, raga. O prima a Berlino, ho visto il video di questi ragazzi che parlavano di Berlino, appunto, e poi me ne sono guardati altri due o tre correlati perché poi scorrono tutti insieme, insomma. Quindi argomento per argomento. Bene, vado a preparare il pollo e noi ci aggiorniamo dopo. Sono le 12:30. No, sono le 12:12, scusate, non ancora le 12:30. E ci sono tipo 30 gradi percepiti, qualcosa del genere a quest'ora, perché l'umidità sta salendo pazientemente. Devo guardare il radar se la pioggia è lontana o vicina, non lo so. La mette per le 3. Io vorrei andare a comprare i francobolli alla posta in centro qui, in bicicletta. Vediamo un po', vi faccio sapere anche questo. Intanto vado a cucinare, a dopo. Ecco, raga, sta cuocendo il mio petto di pollo con verdure che in realtà sono zucchine, pomodori, niente di che. Ho messo due olivette, ma è sufficiente. E nulla. Qui ho trovato questa soluzione per il caffè e i fiorellini gialli che ho rimesso qui perché è troppo bello l'abbinamento. Me l'aveva detto anche Crizia in un commento. È molto più bello, effettivamente si abbina agli adesivi dei girasoli. E quindi ho trovato questa soluzione. Ovviamente quando lo accenderò, ma io non lo accendo spessissimo, tolgo le cose di sopra, ovviamente. Bene, quindi mentre aspetto che qui si cuocia, raga, mi sa che dopo ci butto due fogliolini di basilico dentro, che gli dà quel profumo, ma verso la fine cottura. Niente, adesso ci sentiamo dopo. Mi raccomando, state qua. Allora, se non ci credete, vi faccio vedere la temperatura delle 12:25. Ecco qua. 29,2 percepiti 31 praticamente, 30,9, quella è rosa della temperatura percepita. Quindi dai, oggi arriveremo a... No, rimarremo sui 30, ma fino a sera, vediamo un po'. Ah, ecco, la pioggia alle 18, ma sempre con 26 gradi. Vabbè, poi scende la notte. Vediamo i prossimi giorni. Aspettate. 29, 27, 25, 23, 26, 29, 32, raga. 32, 31. Beh, dai. L'estate è arrivata, allora. Manca poco, raga, è quasi pronto. Che profumino. Vedete? Pollettino, il colore è dato anche da un po' di concentrato di pomodoro. Io non metto sale, metto un goccio d'olio e tante spezie, così viene saporito senza bisogno di sale. Ecco qua, tra penso 5-10 minuti è pronto. Sono l'una meno un quarto. Ecco, diciamo che all'una mangio. E tutto bene. Va tutto bene, va tutto bene. Mangiato, raga, mamma quanto era buono. Era tanto, un pochino l'ho messo in un contenitore, poi lo metto in frigo. Perché era la confezione intera di pollo che non avevo diviso, quindi ma buonissimo. Complimenti Paolino. Adesso ho preso già il caffè, anzi è qui che lo sto sorseggiando. Mi sta venendo l'abbiocco. È normale, sono le 1:10. Tanto tempo ancora. Cioè giornata lunga, raga. Sto combattendo con YouTube, che ve l'ho già detto, non mi fa impazzire perché è pieno di bug, non si capisce più un tubo, raga. Adesso volevo provare quella modalità di rispondere ai vostri commenti sullo short, ma non la trovo più, è sparita, quindi addio. Volevo fare una cosa carina, una cosa nuova, adesso continuo a cercare, non riesco a trovare nulla, non so perché. È sparita. Praticamente si può commentare con un video. Ve l'avevo detto che io pensavo che anche voi potevate farlo, ma in realtà mi sa di no, ma neanche io adesso, quindi non lo so, raga. Vi aggiorno, faccio un controllo. Era carino, volevo farlo, vediamo, perché gli short,
comunque aiutano sia il canale, poi sono brevi, divertenti. Vediamo un po', raga. Adesso vado a controllare. Adesso un bel bicchierone d'acqua e poi continuiamo. Eccomi, ragazzi, sono le 3 e un quarto, ho chiuso le serrande perché il sole picchia da questo lato della casa, però qui, come vedete, ho tenuto aperto, ecco qua la finestra, perché comunque c'è l'arietta, ma qua c'è il sole che picchia, quindi ho chiuso, ho appena pulito la cucina, quindi è tutto a posto. Niente. Giornata veramente tranquilla. Troppo, troppo. No, troppo, ma mai troppo tranquilla. Paolino, cosa dici? Mai troppo tranquilla. Sono a posto, mi dovrei pulire il bagno, come vi ho detto, anche se lo posso pulire nei prossimi pomeriggi, non sarebbe un problema, però lo vedo dopo, senza nessun problema, appunto. Sta passando un aereo intanto. E va bene, adesso vado a continuare a vedere un po' di televisione. Mi sto guardando tanti tanti video, sto facendo una cultura di video su YouTube, raga. Prima sono... mamma mia, sta passando l'esercito russo, che... Basta. Stavo dicendo... Ah, sono impazzito a cercare il telecomandino azzurro della mia Google Chrome, la chiavetta della televisione, ovviamente. E guardate dov'è, raga. Sono impazzito, mezz'ora a cercarlo, guardate, è mimetizzato qua nel Plaid. Mamma mia, sono impazzito a cercarlo. Assurdo. Va bene, allora, andiamo a accendere la TV perché l'ho spenta mentre facevo i piatti, che ho messo un po' di musica. E nulla. Sì, Ok. per quanto ora sei diventato un corso Benissimo. italiano di categoria 1, Va solo bene? però. Ok, adesso vado a cercare qualcosa. Noi ci aggiorniamo dopo. Giornata super casalinga insieme a voi, ragazzi. Poi bisogna pensare alla cena. Ma che cavolo si mangia di cena? Ho pensato di farmi un po' di riso in bianco, con magari abbinato un po' di tonno, così una mozzarella. Adesso vedo un qualcosa di fresco. Ci penso, è ancora presto. Ciao, sono Paolino Channel. Mi sono cambiato la maglia, sì, perché l'altra l'avevo usata da... ce l'avevo da un paio di giorni e... Poi, come ho cucinato prima, è rimasto tutto l'odore sopra e non mi piaceva, me la sono cambiata. Ho visto che ho questa bella profumata e bella pulita. Io sto a casa anche senza magliette, devo dire la verità, in questi giorni caldissimi, però per filmare non mi sembra il caso. Allora, ho deciso la cena. Mi faccio, perché sono le 5 meno un quarto, non c'è... Ah, il vento, sta tornando il vento, poi vi dico. Sta tornando, no, aspetta Paolino, ho deciso cosa mangiare, mi faccio il riso, che adesso devo cercarlo, ce l'ho, faccio bollire il riso adesso, così si raffredda, e poi faccio un condimento tipo un condiriso casalingo, ovviamente non ho condiriso a casa. Cosa ci metto? Mozzarella, tonno, pomodorini, tagliati a pezzettini piccoli, mozzarella, ve l'ho detto. Olive e due fettine di formaggio le taglio a listarelle. Mi faccio così il riso, un'insalata di riso che ci sta proprio bene. Ah, dicevo che sta salendo il vento perché la previsione mi dà dalle 18 più o meno per 2 ore una pioggia fortissima. E quindi sono già pronto, già il vento si prepara. Però alle 8 ha rimesso sole e caldo. Ma alle 8 voi direte, ormai è finita la giornata? Beh, no, non proprio, perché fino alle 10 c'è luce e c'è ancora il sole, quindi per 2 ore la serata sarà bella di nuovo, così almeno la previsione è questa. Quindi ci beccheremo 2 ore di pioggia e poi tornerà bello, che ci sta, 2 ore sì, ma non di più, eh. Non di più e non freddo, perché deve continuare il caldo. Lo so che sembra strano, sto soffrendo il caldo in questi 2 giorni, ma se il caldo continua a regolare 28-29, 28-29, 30, 28-29, non 30, 15, 22, 33, 15, 18, 25, avete capito cosa intendo dire? Il mio corpo, ma quello di tutti, si abitua all'estate. Siamo in estate, deve fare caldo, ma che lo faccia regolare, insomma. E questo ve l'ho detto tante volte, ma è così, perché il corpo si deve abituare alla stagione, non... Ma non ci sono più le mezze stagioni. Dai, mi vado a... Intanto bollo, si dice bollo il riso, non lo so. Bollisco il riso, così si raffredda, e dopo mi preparo il condimentino. Anzi, il condimentino lo preparo. Lo metto in frigo così è già freddo, e poi unito al riso quando si sarà un pochino raffreddato è tutto più veloce, insomma. Voglio mangiare intorno alle 6:30, così, 7.
anche alle 7, tanto vado alle 10 a letto, quindi ci sta. Adesso vado a bere ancora, sto cercando di bere il più possibile, raga, e vi aggiorno, vi faccio vedere poi il risultato del riso completo, dell'insalata di riso pronta. Raghi, allora, prima che arrivi il diluvio delle 18, sono le 17 e 18, io ho il mio ombrellino. Ho deciso di fare una passeggiata di mezz'oretta, tanto il riso è pronto, deve solo raffreddare che poi lo condisco. Quindi ho deciso di farmi una bella passeggiata qui intorno, raga, che c'è un po' di arietta, anche se c'è afa, ma almeno c'è il vento. Guardate il mio outfit. Magliettina e pantaloncini, come faccio a farveli vedere? Aspettate, non so se riuscite a vederli. Insomma, ho detto, ho tempo prima che piova, mi faccio una bella passeggiata insieme a voi. Questo raga mi avete detto che non è mais, no, io l'ho chiamato mais o campo di grano, insomma, non è quello che avevo detto. Comunque, è un cereale. Quindi, grazie che voi mi correggete sempre. Però sta facendo le pannocchiette. Comunque quello che avevo detto io era sbagliato, non era giusto. Ah, che bel vento. Vento abbastanza tiepido, devo dire la verità, però piacevole. A casa non era molto. Si stavano tantissimo bene. Guardate il cielo laggiù. Ma faccio in tempo, poi comunque se piove ho l'ombrello. Adesso faccio giro largo, passo di qua. Bello tranquillo qui intorno, raga. Potevo prendere la bici, ma ho detto almeno camminando a piedi sforzo un pochino di più. Invece che la. Non con la bici non si sforza, però. Capite, a piedi si fa più sport. Anche se con la bici muovi bene o male tanti muscoli, eh. Il merlo. Che bella questa strada, raga. C'è proprio la pace, voi me lo scrivete sempre. Che pace che c'è da te, Paolino. È perché qua stanno tutti tranquilli. No, ma questo viale è proprio carino. Adesso arriviamo dietro al fiume, sicuro ve lo ricordate, c'è quel castello di Harry Potter, lo chiamo io. E poi facendo il giro largo torno indietro poi a casa. Hanno tagliato l'erba in questi giorni in tutto il paese. Le aiuole lungo i marciapiedi. Adesso sto cercando di camminare un po' veloce per attivare il metabolismo. E la camminata veloce fa bene, raga. Solo che poi non riesco più a parlare. Già camminando normale affanno. Però devo accelerare perché fa benissimo, anche al cuore. C'è una gazzaladra che sta passando lì. Acceleriamo il passo su. Comunque poi camminando c'è anche l'app per contapassi che ti dà le monetine. Mi raccomando, il link è qua sotto, eh. Anche se ne sto testando un'altra, ma intanto se volete potete provare quella che vi ho messo nel link qua sotto, c'è il codice, diciamo c'è un monete di benvenuto se usate il codice. E adesso ne sto testando un'altra, ma più o meno le funzioni sono sempre quelle, insomma, un po' bene. La gente dalla finestra mi guarda che sto filmando, chissà cosa può pensare. Non si sa mai la gente che pensa. Ecco, sono arrivato lungo il fiume. Ah, ma c'è una scalettina qua. Per fare il bagno.
che bello. Passeggiamo per la campagna. Ecco il castello di Harry Potter. Ah, stanno facendo le balle di fieno là. Non so se riuscite a vederle tramite, non credo, tramite il bosco. Ho fatto lo super zoom, zoom zoom. Ah, qua! Sì, comunque si vedeva. Stanno imballando. Top! Bene, sto sudando, raga. Perché ho accelerato il passo, quindi vuol dire che tutto funziona. Tutto fa bene. Tutto fa brodo. No, questa è un'altra cosa. Andiamo a vedere dentro. Ma è tutto abbandonato, mi sa. Tutto abbandonato. Saranno i fantasmi. Ah, qua ero andato col mio amico laggiù nel campo, perché c'è posto per sedere lungo il fiume. Ma adesso non ci vado. Torno indietro da qua. Vi piace passeggiare con me? Mi dite sempre di sì, quindi vi porto volentieri. Qua c'è sempre un gattino, oggi non c'è. Due volte che ero venuto, due volte l'ho incontrato. Non c'è oggi. O sarà in giro da qualche parte. E questo giro qua. Taglio, taglio. Quando c'è silenzio si sente passare il treno. Ah, ci voleva questa uscita, raga, eh? Fa benissimo. Non sento... adesso! Sta arrivando. Ho detto, non sento sgocciolare, sta piovendo sempre più forte. Benissimo. Ma io mi ero già... prevenuto. Eccolo qua. Comunque sono le 17:30, è arrivata prima del previsto. Oh, che bella farfalla, non riuscirò mai a inquadrarla. No, era bellissima, rossa. Stavo dicendo? Ah sì, che io ero pronto con l'ombrello. Case rosse rosse, che ne dite? Si notano? Altre pannocchie. Qui siamo alla fine di Regestauf, praticamente da questo lato, ovviamente. Allora, sembra notte, sono quasi le 6, sono tornato, adesso mi butto in doccia, raga, sono marcio, ho fatto una bella camminata con anche accelerato quando non filmavo, quindi mi ha fatto bene, ho fatto tantissimi passi, adesso c'è un'umidità pazzesca, piove, ma non troppo, è salita un'umidità, raga, che non potete capire, quindi mi butto in doccia gelata. Apriamo un po' il tutto, tanto non piove forte, sto sgocciolando, però fa bene, guardate la maglietta, devo metterla a lavare, mi piace troppo camminare, allora ci sentiamo dopo.
Ecco qua è pronto il riso, lo devo solo mettere per in frigo per raffreddarsi, anche se il risotto era già freddo, l'ho condito e tanto, quindi mi rimarrà anche per domani come torno dal lavoro. Gli ho messo anche le uvette sode e tutto quello che avevo in casa. Ho usato il riso wild perché non ho altro riso, raga, ma mi sembra davvero spettacolare. Metto in frigo, faccio la doccia e dopo mangio. Che bello dopo la doccia, raga, belli freschi. Ho messo un'altra maglietta. Quella l'ho messa a lavare, si sta molto meglio dopo la doccia, che bella passeggiata. Bene, mi devo abituare a farla tutti i giorni, soprattutto quando, ovviamente non con le chiusure al lavoro, no, ma quando sono libero, oppure quando entro le due, quando esco alle 2 dal lavoro, tipo domani, arrivo alle 3 a casa, almeno un'oretta così, dalle 5 alle 6, ecco, prima di cena fare una passeggiata mi devo abituare a farlo, quando il tempo lo permette. Bene, l'afa sì, è salita ovviamente col con la pioggia, questo ci stava perché non è quella pioggia fortissima, già finito in realtà, quindi c'è più caldo di prima, però ho aperto tutto, se gira un po' l'aria sono contento. Bene, tra un po' ceno, ho messo in frigo il riso, avete visto che bellino, ho fatto anche 2 uova sode, quindi me ne mangio metà e metà lo mangio. Poi domani, in realtà c'ho ancora metà pollo perché il pollo delle verdure di pranzo era anche una porzione enorme, quindi faccio una scatolina di pollo e una scatolina di riso, quindi domani magari sono a posto mangiando quello, non devo cucinare quando arrivo a casa. Domani è giovedì, raga, dai che passa. Bene, ci sentiamo dopo. Buongiorno raga, sono le 4. Io adesso faccio colazione. Che sonno, nonostante sono stato a letto molto presto ieri. Ci sentiamo dopo. Giovedì mattina comunque. Io avevo preparato il tavolo già ieri. Mi sono preso questa abitudine di preparare il tavolo per colazione. Appunto, la sera prima. Bene, bene. Dopo, raga. Eccomi uscito, raga. Allora, ci sono 21 gradi. Stanotte un caldo, ha piovuto. Come vedete è tutto bagnato, ha piovuto stanotte ma non ha rinfrescato. Oddio, si sta bene adesso, eh. Però ho sofferto abbastanza stanotte nonostante il ventilatorino sul comodino. Però diciamo la dormita l'ho fatta, dai. Andiamo a lavoro in questo giovedì. Sono meno uccellini, non lo so perché. Sentite, suonano, sì, suonano il pianoforte. Fischiettinano, fischiettevano, fischiettano di meno. Non so perché, raga. Comunque sono le 5 e un quarto. C'è ancora luce al mattino, anche se poco poco c'è meno luce sia alla sera, ma sono proprio minuti, che al mattino, insomma. Ma ancora un mesetto, cioè fino a Ferragosto, poi le giornate scendono velocemente, calano velocemente, dopo Ferragosto però. Niente, adesso appunto giovedì, quindi ancora 3 giorni di lavoro. Sabato, wow, che belle ortensie, raga, fantastiche, bellissime. Dicevo, anche questo. Che strano. Va bene, non distraiamoci dai fiori. Non mi ricordo. Ah sì, sabato fino alle 2, ovviamente, come oggi e domani. E poi sabato pomeriggio dovrei andare col mio amico, ma stiamo organizzando al cinema.
a Regensburg. Io volevo vedere il film Twister, il nuovo Twister del film del tornado praticamente. Però ho visto che sabato non c'è al cinema, peccato. E sarebbe la prima volta, sia per me che per il mio amico, al cinema in Germania. Ci sono altri film, quindi devo vedere. Vediamo un po' per sabato pomeriggio. Stiamo organizzando, diciamo. Non lo so. Peccato che non c'è quel film, non so perché. È uscito il 17, quindi. Ah, ecco. Ok, allora esce il 17, che dovrebbe essere un mercoledì prossimo. Però mi dà il 16, l'anteprima. Quindi è solo un giorno di anteprima e poi. Ok, devo guardare bene. Comunque, sabato non c'è praticamente. Peccato. C'è solo un cinema grande a Regensburg, ce ne sono. C'è un altro piccolino, credo, ma no, ma quello grosso è in stazione, quindi. Devo vedere, ma vi terrò aggiornati. Devo dire che sono curioso di andare al cinema in Germania. A parte che io al cinema sono andato l'ultima volta in Italia 6 anni fa, quindi. Vabbè. Ci sentiamo dopo. Sono arrivato alla fermata del bus, ho visto che c'è gente, quindi mi sono fermato qui. Per non parlargli vicino, insomma. Se no, pensano che sono pazzo. Dai, vi faccio sapere per sabato. Sarei curioso di andare al cinema. Dicevo, l'ultima volta al cinema in Italia è passato 5 anni. Quindi. Vabbè. Ci sentiamo alle 2, raga. Oggi pioverà ancora un pochino, credo. Raghi, sono le 2:15, come vedete piove, ma non potete capire quello che è passato. Abbiamo sentito tremare tutto il supermercato, il tetto, tuoni, vento forte. E siamo usciti a vedere, c'era un uragano praticamente. Mamma mia, fa caldo, perché sono 27 gradi, ma come vedete sta piovendo un bel po', ma non come prima. Guardate qua, cioè praticamente tutto allagato. Ci sono 2 centimetri d'acqua. Niente, guardate come piove. Ma prima dovevate vedere, io ho fatto un filmato dentro un negozio, ma ecco. Ma non so se riesco a mettervi una clipina qua vicino. Comunque potete immaginare, è un uragano. E ma piove tanto ancora. Raga, sto tornando a casa. Intanto qua il semaforo non funziona, secondo me il temporale ha fatto saltare tutto. E adesso ci sono 66 gradi e c'è il sole, raga. Si soffoca. Ma che bella la Germania. Io attraverso. Allora, ditemi voi che siete patentati. Quando il semaforo è spento, chi ha la precedenza? I pedoni, giusto? Io ho sempre saputo così. Al semaforo spento i pedoni hanno la precedenza. Raga, questo tempo mi ammazza. Va bene, ci sentiamo a casa. Tra pochissimo. Comunque adesso è molto caldo. Chissà a casa mia, perché la finestra del bagno non l'ho chiusa, voglio vedere che ha combinato nel bagno questo tempo. Allora ragazzi, allora ciao a tutti, sono a casa, sono le 3:20, tutto procede bene, io ho fatto il mio solito trucchetto qui nel lato dove c'è il sole potente, ho chiuso tutte le finestre e qui ho aperto perché entra l'arietta visto che il sole c'è solo di mattina, quindi siamo al riparo. Raga, non sono malato, cioè nel senso. Spero di no, però tra il freddo, il caldo, l'umidità, non si capisce più niente, mi sento un po' così tappato, ecco, ma non preoccupatevi, non sto male, un po' raffreddato si può dire.
Va bene così, stanotte si è dormito da malissimo perché c'era un caldo pazzesco. E vabbè, quanto è? Se parlo, parlo lamentino, bastati. Bastati, mi basta e avanzo, sì, è vero. Allora, caffeuzza, adesso accendiamo la macchina del caffè, raga. Io sono contento perché non ho piatti, ovviamente, perché ieri ho pulito tutto. E soprattutto non devo cucinare, perché ho i resti di ieri. Un po' di pollo e un po' di risotto all'insalata del riso. Non so perché parlo così adesso. Allora, io lo so che voi pensate che io mi faccio prosecco dalla mattina alla sera, ma non è così, ragazzi. Sono naturale. Allora, mi devo fare subito il caffeuzzo. Dicevo che sono, non devo fare nulla, c'ho il pranzo, c'ho la cena più che altro che il pranzo, pranzo non ne faccio io. Quindi sono a posto. Sì, metà risotto di ieri e un poco di pollo. Sono stato previdente, previdente. Bene, adesso, dopo il caffè, devo solo piegare la roba dallo stendino che è super asciutta. Basta, poi non devo fare più nulla. Ah, sì, il bagno non è successo nulla perché qui ho scoperto che ha piovuto di meno. Guardando il radar, non ha fatto quel tornado praticamente. Ha piovuto, sì, ma niente di che. Quindi è tutto salvo, raga. Perfetto. Quindi caffeuzzo, mi piego la roba, passo lo swishware per la polvere sul pavimento e sono a posto. Noi ci sentiamo ancora dopo perché vi devo salutare, raga. Ah, ho comprato 5 francobolli, ecco, perché prima di venire qua a casa mi sono fermato lì alla piccola, non è una posta, c'è un negozietto, un'edicola che fa al servizio posta, però loro più di 5 francobolli non mi danno mai. Ci ho già provato una volta, gli ho detto ne voglio 10, quindi me ne ha dati 5 che ho infilato qua da qualche parte, nella borsa, eccoli qua, quindi... Per le cartoline che ho pronte, adesso mi accontento. Poi io di solito ne prendo 10, il foglio da 10 di francobolli, ma lei non me li ha potuti dare, va bene. Allora ci sentiamo dopo per i saluti finali, raga, e vi faccio vedere che sono spuntati i fiorellini, raga, guardate! Della pianta grassa appena comprata, guardate, ne ha tantissimi, ci sono anche bianchi e di un altro colore che non mi ricordo, sono quattro colori. Che bello! Adoro! A dopo. Alura, che calura! Questa vi è piaciuta, dite la verità che state ridendo, eh. Alura, che calura, ditemi che state ridendo. Alura, ragazzi, io non voglio... Sembra una macchina conosciuta. Non voglio dormire, però sono crollato e me ne sono fatta un'oretta passata. Un'ora e mezza, sono le 5:30. Il fatto che mi fa perdere tutto il pomeriggio, così penso io, ma in realtà no, perché è ancora presto. E poi mi sono svegliato col pensiero di dover cucinare, e poi mi sono guardato il frigo, ho detto, ma io c'ho già da mangiare, ve l'ho detto prima, no? Ero già tutto preoccupato, oddio, devo cucinare, non ho voglia. Ma in realtà è tutto pronto, devo solo scaldare il pollo e mangiare il riso, insomma. Ecco qua. Comunque sto bene, la dormita mi ha fatto bene. C'è calur, tantissimo. Poi nulla, poi mi sono ricordato, sia a parte il cibo, che devo salutarvi, devo editare il vlog e pubblicarlo subito per stasera. Non so ancora se alle 20, alle 21 o alle 21:30, dipende sempre dalla lunghezza. Premiere la voglio fare, poi mi faccio i miei conti, vedere quanto è lungo, perché se è un tot lungo non lo metto in Premiere, cioè lo metto in Premiere. Vabbè, ci siamo, stasera mi vedrete. Comunque, non pensate alle lunghezze, ai centimetri, ai minuti, non pensate. Oh Paolino, Paolino, da che domani è venerdì, lo sapete? Wow. Che non vuol dire niente, cioè vuol dire sì che si avvicina, poi c'è il sabato, però non è che domani che venerdì finisce tutto, c'è ancora il sabato, eh? Mi da lavorare, bisogna lavorare. Quindi, ragazzi, ragazze, vi mando un bacione grande, un abbraccio forte, 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 vi voglio bene, un like, un commento, i miei link sono qua sotto, i miei social, i miei sponsor, tutto, tutto. Vi mando un bacio, vi voglio bene, ci sentiamo sabato sera.
No, domani no, purtroppo no. Ci sentiamo sabato sera, raga. Mi raccomando, sabato. E poi? Ah, vi ho detto che forse andiamo al cinema? Ve l'ho detto? Che sabato dovrei andare al cinema con Sarko per la prima volta in 25.000 anni. No, per la prima volta in Germania. Però non c'è il film che vogliamo vedere. Sì, mi sa che ve l'ho detto stamattina, non lo so, raga, sono rintronato. Ciao, uccellino che passi vicino a casa mia. E quindi vedremo se andremo al cinema. Mi sto organizzando. Vi voglio bene, vi mando un bacio. Siccome siete in premiere con me, tante di voi, vi do la buonanotte. Se no, vi do un buongiorno se mi guardate la mattina. Tante mi guardano a colazione quando si svegliano. Quindi buonanotte o buongiorno. Vi voglio bene. Un abbraccio forte, ci sentiamo sabato. Mi raccomando, state in campana. No, state in campana, state in salute, state bene, state positive. Tutto quanto. Sono fatto, sono fatto, sono fatto. Addio. Adios.